Sì, avrebbe diciamo, corrisposto al giocatore un cosiddetto, diciamo, incentivo all'esodo. Che lo avvicinerebbe in questo modo all'Avellino. Assolutamente sì. Ce lo descrivi un po' come calciatore, insomma, è un giocatore molto esperto che conosce benissimo la B. Sì, diciamo che è un giocatore molto esperto, prestante, dell'esperienza, la salute, diciamo, migliore, poi anche molto bravo, anche se uno stacco di testa, quindi queste, diciamo, sono le sue caratteristiche. Si adatta sia alla difesa a 4 che alla difesa a 3? Sì. Pensi che insomma Avellino potrebbe essere comunque, nonostante sia abituato alla serie cadetta, per lui una grande occasione? Sì, potrebbe essere una grande occasione. È diciamo, l'occasione del rilancio, l'ultimo treno della sua carriera, considerando che è un classe 87, quindi firmando anche un contratto importante con l'Avellino, che dovrebbe essere biennale con opzione per il terzo, potrebbe essere l'ultima, diciamo, tappa della sua carriera, È considerando che reduce da un campionato, come lo giudichi il campionato da cui è reduce? ma è un campionato negativo, ecco, diciamo, come tutta la squadra del resto. Dopo il gol che ha fatto a Reggio Emilia il 4 gennaio, diciamo che non è che come tutta la squadra, ecco, è andato anche lui in flessione. Sì, bisogna considerare anche che conosce Braglia e che quindi, siccome un tecnico che appunto conosce bene, cioè potrebbe fare bene. Come giocatore non si discute, solo che comunque qua a Pescara, siccome c'è stato anche un ambiente, cioè ci sono stati risultati anche molto negativi, c'è stato anche un contesto negativo appunto per i risultati, quindi ha sofferto questa situazione, come tutti.